Ringrazio il vigile Calvarese che si è attivato subito, oggi abbiamo un responso su quella situazione dei platani. La notizia che non lo volevamo sapere, ma di fatti è stato riscontrato, come si immaginava, la malattia che diciamo, ha interessato i platani, che è quella del cancro colorato rosso, che purtroppo è la malattia tipica dei platani e questo crea grossi problemi perché dobbiamo intanto abbattere gli alberi che sono all'arco di 30 metri. Tra l'altro l'abbattimento avviene con procedure complesse, nel senso che bisogna mettere teloni, bisogna disinvestare con l'ammoniaca all'1% e bisogna evitare meno tagli possibili proprio per queste problematiche e ovviamente immaginiamo magari che tanti platani probabilmente che poi andremo ad esaminare saranno malati queste malattie e quindi non è una bella notizia perché il viale alberato di Viale Bovio è un viale di bellezza unica e oggi dobbiamo affrontare questa problematica sapendo che magari dovremo andare ad abbattere una buona parte di quegli alberi. Interventi che dovrete curare voi in prima persona? Assolutamente, a nostro caro quindi richiederanno somme importanti, ma adesso in prima istanza avremo un incontro con la TEAM per vedere se la TEAM è in grado, perché poi c'è anche il problema del questi diventano rifiuti speciali, quindi il conferimento perché devono essere bruciati questi tronchi. Ovviamente vediamo se la TEAM è in grado di portare avanti questo intervento oppure dovremmo contattare qualche ditta specializzata che fa questo tipo di lavoro. Quindi non è una bella notizia, purtroppo noi dobbiamo mettere in primo piano la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, perché se poi un albero cade e va a colpire un cittadino, noi ci dobbiamo assumere la nostra responsabilità. Quindi dobbiamo mettere in campo tutte le strategie possibili per garantire la sicurezza. Riguarda l'area per adesso di 30 metri intorno al platano caduto, ma poi ci saranno anche altre analisi su tutti gli altri platani di Viale Bovio? Assolutamente sì, devono essere esaminati e poi verifiche vedere come ci dobbiamo comportare. Quindi è un percorso abbastanza lungo, accidentato, che però dobbiamo portare avanti.